Molti resti di australopiteci del genere di lusi sono stati trovati nelle savane dell'Africa orientale. Dai loro scheletri, e in particolare dalla dentatura, si è capito quale fosse la loro alimentazione. Si nutrivano probabilmente di frutti, tuberi e bacche. La loro dentatura, infatti, non mostra i forti canini tipici dei carnivori e neppure i potenti molari dei mangiatori di granaglie. È una dentatura da onnivori, come la nostra. Ed è ragionevole pensare che questi australopiteci, come fanno gli scimpanzé oggi, si alimentassero saltuariamente anche con della carne, non disdegnando magari qualche boccone trovato nella savana. La carne, ricca di proteine, può aver giocato un ruolo importante per la successiva evoluzione, quando i discendenti di questi ominidi si trasformarono in cacciatori sempre più abili e ben organizzati, grazie ad uno sviluppo crescente del cervello. Uno sviluppo cerebrale, del resto, era già visibile negli australopiteci e si traduceva in comportamenti sociali più ricchi.